Siamo a Varano, uno degli ultimi appuntamenti dei nostri campionati, dell'ospite, il nostro ospite Renault, quindi ancora una volta una gara del dopo ferie con la Coppa Italia che si sta concludendo, con le vetture del CTS, con le auto storiche, con la Clio Cup e con la Formula 2000. Un circuito, quello di Varano, impegnativo anche se piccolo, un circuito che distrugge abbastanza le vetture, quindi è un impegno molto forte da parte di squadre e piloti. Ci vede ormai proiettati verso il prossimo grande impegno di Imola, riservato soltanto alle storiche, alla conclusione di tutti i campionati a fine ottobre all'Autodromo di Vallelunga e alla grande kermesse finale classica a livello europeo della 6 ore di Roma. Quindi un impegno che ci vedrà ancora per qualche mese operare nei circuiti, nella speranza poi che i campionati del 2012 si avviino con buonissime novità. È l'ultimo fine settimana di settembre e in un clima gradevole che fa pensare che a dispetto del calendario l'autunno sia ancora lontano, sull'autodromo di Varano de Melegari si corre il penultimo appuntamento del Coppa Italia, con 34 vetture al via suddivise nelle due divisioni, ciascuna con una gara a sé. Nella prima divisione la 996 di Mengozzi è irraggiungibile e infatti conquista la pole position senza problemi e staccando di quasi un secondo la ginetta di Bonaccini che completa la prima fila. Alle spalle dei due prendono il via Consoli, che deve approfittare dell'assenza dei rivali Necchi e Bianco per far man bassa di punti, e Destro, mentre i problemi alla frizione non hanno permesso a Daldegan di qualificarsi e così prende il via dal fondo dello schieramento. La partenza non regala sorprese e tutti si avviano mantenendo le rispettive posizioni. La Leon di Avidano, forse per qualche problema di assetto, esce già alla prima curva, regalando a Daldegan il primo di una serie di sorpassi che lo porta a chiudere la prima tornata in quinta posizione, davanti a Peroni e a Frazza. Un paio di tornate senza scossoni, dopodiché Frazza torna davanti e Destro supera Consoli, strappandogli il terzo posto. La situazione si regolarizza e l'unico a movimentare la corsa è Daldegan, che inanella una serie di giri veloci nel tentativo di raggiungere il quartetto di testa e poi, per colpa di un lungo, è costretto a ricominciare da capo. Poco dopo la metà della gara, Peroni scivola in fondo e impiega 4 tornate per superare nuovamente Avidano. Il 17° giro vede Daldegan concludere la sua rincorsa e vanificarla di nuovo, andando in testa coda alla prima S insieme a Destro. Naturalmente Consoli ringrazia e approfitta dell'occasione per riprendersi il terzo posto, ma dopo aver perso il podio, Destro deve rinunciare anche alla quarta posizione, perché nella tornata successiva Daldegan lo supera. L'ultima emozione la regala di nuovo Avidano, che perde il controllo della vettura e si intraversa in mezzo alla pista, rendendo a Peroni impossibile evitare l'impatto. Destro conclude quindi in quinta posizione alle spalle di Daldegan, mentre Consoli guadagna il gradino più basso del podio, Bonaccini conquista la piazza d'onore e Mengozzi festeggia una tranquilla vittoria. No, è stato un po' impegnativo perché dopo 5 giri il pedale della frizione era andato via e in accelerazione le marce entrano, ma in scalata bisognava azzeccare i giri giusti. Pensavo di non arrivare alla fine, invece ce l'ho fatta. Il margine acquisito all'inizio mi è servito da cuscinetto per finire. La seconda divisione schiera 26 vetture al via e già durante le qualifiche il traffico in pista è notevole. A destreggiarsi meglio tra i piloti che entrano ed escono dai box sono Gurrieri e Finco, che già durante i primi minuti mettono in scena un bel duello e si strappano ripetutamente di mano la pole position. Ma tra i due litiganti quello che gode è proverbialmente un altro, e questa volta si tratta di Pasquinelli, che dopo aver passato la maggior parte del tempo a disposizione ai box, negli ultimi minuti disponibili riesce a relegare Gurrieri al secondo posto e a conquistare la pole position. Al via Pasquinelli è così lento che non solo Gurrieri gli soffia subito la leadership, ma Finco gli si affianca e tenta di passarla all'interno. La manovra lo porta però ad andare lungo alla prima S e così scivola in quarta posizione, superato anche da Pugliese, che dopo uno scatto in partenza che lo ha portato subito al quinto posto, ha superato anche Cacciari ed ha conquistato la terza posizione.
La prima tornata si conclude con Finco addirittura sesto, alle spalle di Mazzolini e davanti a Segalini e Magri. Ma nella seconda, Mazzolini scivola settimo e Finco si porta alle spalle di Cacciari per tentare il sorpasso che gli riesce nella tornata successiva, durante la quale supera anche Pugliese. Ma la direzione di gara reputa troppo azzardata una delle sue manovre e gli commina un drive-thru che lo fa scivolare in 14ª posizione. Davanti nel frattempo il duello tra Pasquinelli e Gurrieri è tutt'altro che finito e all'11ª tornata Pasquinelli tenta l'affondo decisivo, ma perde il controllo e regala il secondo posto a Cacciari che si accoda subito a Gurrieri. Questo sente il pressing dell'avversario e nel giro successivo va lungo e gli cede la leadership. Ma le sorprese non sono finite perché il duello Gurrieri-Pasquinelli continua e due tornate dopo si concretizza in un contatto tra i due che regala il secondo posto a Giacon e precipita Pasquinelli in 8ª posizione. Appena un giro e Gurrieri si riprende il secondo posto, strappandolo a un Giacon che due tornate più tardi scivolerà a settimo. Ed è di nuovo un contatto a cambiare le sorti della corsa, ma questa volta tra Gurrieri e Pugliese, e se a rimetterci di più è Gurrieri, che finisce in 5ª posizione, a guadagnarci è proprio Pasquinelli, che si trova di colpo terzo alle spalle di Segalini. Appena una tornata però e Segalini perde due posizioni, passando al 4º posto e cedendo così il gradino più basso del podio a Pugliese e la piazza d'onore a Pasquinelli, mentre Cacciari conclude la sua gara coronando la sua rimonta con una meritata vittoria.